Però nel mondo sportivo, una volta che raggiungi l'obiettivo o comunque arrivi in cima, quando c'è un'altra gara, il giorno dopo riparti comunque da zero perché conta sempre l'ultima gara, finché pattini. Sono Pietro Siegel, ho 24 anni e vengo da Trento e il mio lavoro per ora è fare l'atleta e dopo si vedrà. Ho iniziato a pattinare perché mio papà era un ex pattinatore e quindi ci ha messo sui pattini fin da bambini. Forse è stato un po' più speciale perché lui ha vinto il mondiale, quindi c'è sempre stata un po' di sfida se fossimo riusciti a raggiungerlo io e mia sorella. Il rapporto è sempre stato semplice, non mi ha mai messo pressione, anzi tempo al tempo e probabilmente con la sua esperienza sono arrivato qua perché altrimenti avrei mollato prima visto il fatto che sono rimasto molto molto piccolo fino a qualche anno fa e forse senza di lui non avrei tenuto così duro perché lui ha vissuto un po' quello che ho vissuto io da bambino, era poco sviluppato e è diventato forte nel tempo con calma e quindi forse è stato grazie a lui che ho tenuto duro e sono andato avanti. If you could not be in speed skating, what job would you do? I try. Se non avessi pattinato, mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato. Podcast. Biggest inspiration, la più grande ispirazione. Non ho un'ispirazione, ma ho forse più ispirazioni e forse la più significativa, Valentino Rossi, perché ha spostato l'attenzione in modo particolare per il personaggio, per i suoi risultati nel suo sport e quindi è un po' e lui ce l'ha fatta in modo molto molto significativo come Michael Jordan e quindi però da italiano dico Valentino Rossi, quindi sì, un po' questa è l'ispirazione. Vincere è un po' l'obiettivo, penso, di tutti gli atleti, quindi è raggiungere, però nel mondo sportivo una volta che raggiungi l'obiettivo o comunque arrivi in cima, quando c'è un'altra gara, il giorno dopo riparti comunque da zero perché conta sempre l'ultima gara, finché pattini. Quando finisci di pattinare, no, tutti si ricordano tutti i risultati che hai fatto, però mentre sei in carriera conta sempre l'ultimo risultato, quindi a fine di ogni gara è bello perché arrivi, completi questo obiettivo, però dal giorno dopo riparti da zero. La sensazione è stata molto forte e strana perché comunque fino agli ultimi 3 metri ero terzo, quindi non mi aspettavo una cosa del genere, però appunto questo è il nostro sport, quindi ci ho provato, è andata bene e mi ha dato un senso di pace, di essere arrivato, di aver raggiunto l'obiettivo molto grande che comunque è difficile da spiegare. Quando raggiungi questi obiettivi, te li vivi e devi portarteli dietro come stimolo per raggiungere altri obiettivi.